Ciao a tutti, oggi vorrei mostrarvi i miei ultimi acquisti che sono molto in sintonia col periodo natalizio. La prima cosa che voglio mostrarvi in realtà è un regalo che mi è stato fatto dai miei genitori per il 6 dicembre, perché noi festeggiamo San Nicola, ed è un morbidissimo pigiama di Oysho. È morbidissimo, bianco, con le maniche super pelose, tipo pile peluche, e sul davanti è ovviamente una balena, perché sapete che io amo tantissimo il mare, le sue creature, e il pantalone è invece un po' più semplice, grigio. Ci sono sempre le balene anche su questo, però sono un po' più impercettibili, perché i contorni sono fatti con tanti puntini bianchi, quindi a occhio così non si riescono a vedere subito, e il pantalone è un po' più leggero rispetto alla parte sopra. Però amo. Continuando sulla scia dei vestiti, sempre da Oysho, ho preso questo maglione che non riuscirò mai a far vedere tutto, che è molto natalizio. Mi aspettavo fosse un po' più caldo, in realtà è semplicemente di cotone, acrilico, quindi non tiene caldissimo. Ha questa trama che è super invernale e verso la fine ci sono questi pupazzi di neve che sono bellissimi, cioè fa proprio tantissimo Natale, magari mettendoci qualcosa sotto per renderlo più caldo, ma è bellissimo. Ho preso poi questa felpa a tema Stranger Things, ve l'avevo fatta vedere su Instagram e mi avevate chiesto in 100.000 dove l'avessi presa. L'ho presa dal sito Titi, quindi penso che non sia più acquistabile da loro, perché vendono per un paio di giorni, però non è detto che online si trovino altre cose simili. Mi piace tantissimo la stampa perché ricorda quei maglioni fatti a maglia o all'uncinetto. In realtà è una semplicissima felpa di cotone, non troppo calda, quindi penso che mettendola da sola soffrirò un po' il freddo. Però questo modello è unisex e anche se ho preso la taglia più piccola, mi è leggermente morbida e comoda, quindi sotto ci sta facilmente qualsiasi altra cosa. E così posso renderla più calducciosa per l'inverno. Mi piacciono un sacco le felpe di questo genere perché ricordano il Natale senza essere strettamente natalizie. Ho preso poi dei calzini natalizi da Happy Socks, sono super emozionata per questi perché mi piacevano tantissimo ed ero molto indecisa se prenderli o meno. Allora, il pacchetto contiene questi tre paia di calzini e sono stupendi. Un paio è verde con i fuochi d'artificio, un altro ha i pretzel, sono adorabilissimi. L'altro invece ricorda i bastoncini di, non di zucchero, di, sì, zucchero e mente, insomma, i candy cane, e ricorda poi anche la confezione. Mi aspettavo fossero un po' più lunghi, in realtà non sono lunghissimi, però sono veramente adorabili, sono anche molto molto morbidi e non vedo l'ora di utilizzarli. Mi sono state poi regalate delle lucine per decorare camera. Queste sono a pile, quindi sono ideali per decorare ad esempio la libreria o la scrivania, soprattutto per me che non ho magari la presa elettrica lì di fianco. Non vedo l'ora davvero di decorare e vedere come sono accese. Una è una fila di pigne, l'altra invece delle palline bianche con dei fili olografici. Li trovo tutte e due molto molto carine. Penso non siano molto lunghe, tipo un metro circa, sì, 90 centimetri. Però comunque secondo me faranno la loro bella figura in camera. E a proposito di luci, mia mamma mi ha regalato anche questo albero che non riuscirò mai a inquadrare da qua. È un albero di Natale fatto in legno e poi c'è della cosa spugnosa bianca che deve ricordare appunto la neve. Anche questo si illumina, non va a pile ma a corrente, quindi penso che lo dovrò sistemare in un posto dove posso effettivamente accenderlo. Le luci sono gialle, quindi calde. A me piacciono generalmente le luci un po' più fredde, come quelle che sono riuscita in qualche modo a sistemare anche dietro di me, però comunque le luci calde fanno molto più Natale effettivamente. Non ho mai avuto una cosa del genere in camera, quindi non so bene come comportarmi, ma sicuramente fa tanto Natale. Ho notato adesso che l'esterno è fatto in legno mentre la struttura principale è in ferro. Non è Natale per me se non ci sono delle candele natalizie. Quest'anno mi sono concessa due candeline della Yankee Candle. La prima è Christmas Cookie, che è una delle mie preferite di sempre perché sa di biscotto, è veramente dolcissima. A me in realtà piaceva un sacco Snowflake Cookie, ma credo che l'abbiano tolta o comunque che sia difficile da reperire. In ogni caso, questa ci assomiglia veramente tanto, è veramente buonissima, mi verrebbe voglia di mangiarla. L'altra invece non l'avevo mai provata e si chiama Christmas Magic e ha un odore pazzesco perché sa molto di spezie, quindi rende l'ambiente da subito caldo e accogliente, almeno per me, e stranamente è piaciuta un sacco anche in famiglia. Di solito sono io quella più festiva, più da spezie, da odori forti, mentre questo è piacevolissimo.
tutte le persone che entravano in casa quando era acceso questo facevano i complimenti per il buon odore, quindi. Sempre a proposito di candele, ne ho prese ben 4 dal negozio Cozy Corner Candles. Sono delle candele fatte a mano da una ragazza italiana, sono di soia e sono buonissime, ispirate ai personaggi dei libri. Questa ad esempio è ispirata ad Harry Potter, in particolare al maglione Weasley, ed è buonissimo l'odore. Perché anche in questo caso sa molto di spezie, ha un odore caldo, avvolgente, e infatti qui è descritto come succo di zucca, lana. Ho preso poi quella ispirata a Narnia, che sa invece di pino e locumo, quindi ha un retrogusto un po' dolce. E anche questa mi piace veramente tanto, perché fa proprio Natale, sa di pino, di fresco, non so. Piace tanto. Queste due c'entrano poco con il Natale, ma sono ispirate ad Aquatar, in particolare Rissand e Asriel. Rissand sa di limone e gelsomino, e il gelsomino è uno dei miei odori preferiti di sempre, quindi è fantastica. Il limone non è troppo invadente, perché a me piacciono poco gli agrumi, ma è semplicemente fresco. È un odore veramente fresco, che mi ricorda il pulito, mi piace veramente tanto. Asriel invece è quella che mi piace un po' meno, nonostante sappia di mirtillo, che è uno dei miei odori preferiti di sempre, perché mi ricorda un po' lo yogurt al mirtillo, il che non è un male, però non lo so, fra quelle che ho preso è l'odore che mi piace meno, ma è comunque buono. Si sentono tantissimo gli odori, tra l'altro, anche da chiuse profumano tantissimo. Infatti me lo avevate chiesto quando nel vlog delle 24 ore vi avevo mostrato le altre due candele che avevo preso. Io spesso apro semplicemente il coperchio senza accenderle e già profumano camera, quindi sono veramente fantastiche. Poi, come vi dicevo, sono fatte a mano da una ragazza italiana, quindi io quando posso preferisco sostenere questi negozi, soprattutto le persone che hanno così tanta passione e talento. Di solito quando si avvicina il Natale faccio pazzie da Lush. Quest'anno però mi sono trattenuta e ho comprato soltanto una bomba da bagno, se non sbaglio, ovvero Thunder Snow. Penso si chiami così. Mi ha delusa tantissimo, non so per quale motivo, forse l'odore non mi convinceva al 100% una volta in vasca, perché in realtà da fuori mi piaceva veramente tanto, e anche l'effetto non l'ho trovato nulla di che. Comunque mi sono limitata a prendere soltanto quella bomba, perché ho preso poi delle altre cose. Un prodotto in realtà ve lo avevo già mostrato nella mia morning routine, sì lo so, è molto strano che abbia fatto un video del genere. Comunque si chiama Bouche de Noël. Comunque questo prodotto è un detergente viso solido, è una pasta a base di mandorla, amaretto, c'è anche dell'alga. L'odore sa proprio di Natale, secondo me, perché appunto un po' di amaretto, ci sono dei pezzi di mandorla che servono per pulire meglio il viso, fanno un leggerissimo scrub. Mi piace veramente tanto come prodotto, soprattutto la mattina, lavarmi il viso con questo prodotto mi piace un sacco, soprattutto per il profumo, ma anche per il fatto che lascia la pelle veramente morbidissima. L'altro prodotto invece l'avevo preso anche l'anno scorso intorno a questo periodo natalizio, ed è la crema corpo Sleepy. Allora, questa crema sa poco di Natale perché sa tanto di lavanda, però è uno dei miei odori preferiti di sempre, assieme al gelsomino appunto, e quindi tutte le volte che la metto ha un odore così avvolgente e buono. Poi è lilla, so che da lì sembrerà grigino, però è lilla, è buonissima, veramente buona. È una crema poi molto, molto idratante, bella corposa. All'interno ha anche dell'avena, acqua di lavanda, burro di cacao e eco solidale, insomma tanti prodotti molto validi che servono appunto a rendere la pelle morbidissima. E tra l'altro di questo avevo comprato, ma qui parliamo veramente di mesi fa, Twilight, il body spray, quindi una specie di profumo per il corpo che sa appunto di Sleepy. Quindi se vi piace l'odore di questa crema vi consiglio di provare anche Twilight. L'ultimo prodotto che voglio mostrarvi è questo eyeliner di Nabla, che è uscito per la collezione festiva natalizia di quest'anno. È un eyeliner liquido che sembra oro rosato, in forma liquida, c'è puro, è veramente pazzesco, molto metallizzato e mi piace tanto. Da solo sulla palpebra secondo me non rende, quindi bisogna accostarlo a qualcosa in contrasto. Ho visto su Instagram, mi sembra, una ragazza abbinarlo a degli ombretti lilla, e l'ho provato su di me e
Wow, è veramente fuori di testa. Non avrei mai pensato di abbinare un colore così dorato con il lilla, invece ci stanno veramente benissimo e penso che sia molto bello per questo periodo festivo e soprattutto per Natale, penso che me lo metterò ovunque. In realtà ci sarebbero anche questi cuscini che avete visto dietro di me nel video. Questi due sono lavorati a maglia in lana e mi sono stati regalati da mia mamma, da Stefanel, li ha presi alla Stefanel, mentre quello dietro che vedete tutto bello pelosone è di Ikea ed è super peloso soltanto davanti, dietro è foderato semplice, bianco. Questi erano quindi gli ultimi acquisti un po' natalizi che ho fatto nell'ultimo periodo. Fatemi sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensate, qual è la cosa che vi piace di più, ma soprattutto che cosa avete comprato voi, se avete decorato camere, insomma, come vi state preparando al Natale. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!